Allora, buonasera a tutti, benvenuti alla Biblioteca Chiesa Rossa. Questa sera il Centro Culturale Cocca Fallata vuole affrontare un tema un po' vecchiotto, però sempre interessante, reale, perché è ancora irrisolto, diciamo così. Quindi abbiamo avuto la fortuna di avere con noi per conoscenza il giornalista e scrittore Pino Nicotri, che è alla mia destra, che è sempre disponibile per la nostra associazione a farci qualche serata culturale, presentarci qualche suo libro, perché ne ha scritti parecchi, e il giudice Guido Salvini, ex magistrato del Tribunale di Milano. Già magistrato. Questo ex ragione. Infatti abbiamo scritto già magistrato. Ex autonomo educistico, no? È vero, chiedo scusa. Però nel volantino abbiamo messo già. No, è giusto. Infatti nel volantino abbiamo messo già magistrato. Che penso che sia oggi come oggi abbia affrontato il problema della strage di Piazza Fontana. Con delle novità assolutamente uniche, perché penso che sia il maggior conoscitore di quello che è successo ultimamente sulle indagini su Piazza Fontana. Comunque stasera parliamo di Emanuele Orlandi. Siamo nell'81 e 81 è dove, quando è iniziato la vicenda, secondo me, perché è riconducibile all'attentato che Aliga Akna ha fatto nei confronti del Papa Giovanni Paolo II, Piazza San Pietro, ha tentato di ucciderlo. Quindi lì è iniziato un po' tutto, perché poi nelle indagini, nel proseguo della vicenda di Emanuele Orlandi, ricorre spesso questa figura e le richieste di alcuni personaggi strani. Mentre nell'83, nel maggio dell'83, Emanuele Orlandi, quindicenne, studentessa giovane, è scomparsa. E da lì inizia tutto. Quindi, pensate un po' quanti anni sono passati, ancora oggi siamo 41 anni, siamo ancora nelle tenebre. Quindi partiamo da qui, lasciando la parola a Pino Nicotri, che farà un discorso sulla vicenda. Poi, se volete fare delle domande dopo l'intervento del già magistrato Salvini, no? Dopo il suo intervento potete sicuramente fare delle domande, se volete, loro saranno disponibilissimi a darvi delle risposte. Prego. Lascio la parola a Guido Salvini e magari gli dico, se può, in poche parole, sì, dire il succo di cosa ha appurato su Piazza Fontana. Sì, io non dico il succo di quello che ho appurato su Piazza Fontana, perché probabilmente staremo qui parecchi ore e poi finiamo con della Olandia non parlare più. Io dico un'altra cosa invece che mi sembra importante, viste le presenze di oggi. Io conosco Pino Nicotri da una trentina d'anni. Perché? Perché Pino Nicotri è un giornalista ed è uno scrittore ed è uno di quelli che si chiamavano giornalisti d'inchiesta. Cioè è una persona che quando c'è un caso di cui si occupa va a cercare le cose, va a cercare testimoni, va a vedere i luoghi, cerca di capire qualcosa di più rispetto a quello magari che stanno facendo gli inquirenti. I giornalisti d'inchiesta, che una volta erano diffusi, sono praticamente scomparsi, in quanto i giornalisti che si occupano di cronache giudiziarie, cioè di casi come questo, come Piazza Fontana o altri, sostanzialmente stazionano, per non dire bivaccano, in tribunale, chiedono notizie e si fanno dare carte dai magistrati, cosa che sono ovviamente capaci tutti. Non è che vanno sul posto. Fanno da megafono le varie indagini, bene o male, comunque è un altro mestiere rispetto al giornalista d'inchiesta, come erano lui e tanti altri suoi colleghi una volta. Ora, io dico l'occasione forse più significativa in cui l'ho conosciuto. Pino Nicotri è l'autore, perché questa è la vicenda di cui è stato protagonista in modo forte per Piazza Fontana, di questo libro, di cui gli facciamo anche pubblicità, che si chiama Silenzio di Stato, che è stato riedito, credo, poco tempo fa, ma è un libro che... Il mio primo libro, riedito 3-4 anni fa. Che è uscito comunque ai tempi delle controindagini, diciamo, su Piazza Fontana.
e mi ha aiutato, abbiamo avuto vari colloqui, perché Pino Di Corti è stato quello che negli anni 70 abitava a Padova e studiava a Padova, se non sbaglio, all'Università di Fisica, non so se studiava tanto, però ufficialmente era iscritto all'Università di Fisica, e abitava con dei suoi compagni di università a Padova in affitto, ed è quello che ha scoperto, insieme al suo amico di stanza, di appartamento, quelle famose borse che erano state usate per gli attentati del 12 dicembre, ricordate che i 5 attentati e sono 5 borse in similpelle che erano di una marca tedesca, Mosbach e Gruber. Sembrava che non ci fossero, non si capiva dove potessero essere state comprate, forse in Italia non le vendevano, c'erano state indagini assolutamente insufficienti. Invece il coinquilino di Nicotri dice: ma guarda che a Padova, qua proprio in centro, il caffè Pedrocchi, la piazza, c'è il negozio davanti, come dire Piazza del Duomo e la Rinascente, insomma, prendono queste borse, guarda, ne può essere una io, sta qua. Insomma, scoprono, informano i magistrati, che un tale, il 10 dicembre, cioè 2 giorni prima della strage, un giovane aveva comprato 4 borse. Ora, voglio dire, non si comprano 4 borse, nel senso che non capita, non ha senso, si possono comprare 4 cestelli di birra, ma non si comprano 4 borse, no, voglio dire, a meno di due a fare un regalo aziendale, no, non ha senso. E si era raccomandato che queste borse avessero dentro un solo scomparto. Sembra una stupidaggine, ma è importantissimo. Se io ci voglio mettere dentro una cassetta, dove nella cassetta c'era l'esplosivo, una cassetta di sicurezza, quelle per i soldi, se c'era lo scomparto in mezzo non ci entra, no? Deve essere un unico spazio libero. La faccio breve. In sostanza hanno fatto il lavoro che i magistrati non erano riusciti a fare, hanno scoperto addirittura, si è scoperto che pochi giorni dopo la strage era stata informata la questura di Padova che c'era questa possibilità dell'acquisto delle borse a Padova, erano stati informati i poliziotti della questura e questi avevano risposto: no, ma tanto sappiamo già che Valpreda è il colpevole, cosa ci interessa questa storia delle borse? Ricordiamoci che il caffè Pedrocchi, che era davanti al negozio, che si chiamava Ligeria Duomo, se non sbaglio, proprio perché era in centro, no? Era come da qui a lì rispetto, era il luogo di ritrovo del gruppo della cellula di Freda di Ordine Nuovo di Padova. Io ci sono stato, anche l'ho visitato, perché è un caffè storico, fra l'altro. E addirittura si era visto Freda e gli altri proprio frequentare quel posto e anche un altro negozio in cui, guarda caso, si vendevano le cassette di sicurezza Juvel, che erano quelle che erano state messe con l'esplosivo dentro le borse Mosbach e Gruber. In sostanza lui ha trovato cose che i magistrati non hanno trovato, però anche peggio, quando lui e persone che hanno lavorato con lui hanno informato i magistrati, questi si sono arrogati di aver fatto tutto loro e di Nicotri non hanno nemmeno parlato, perché succede così. Questa per dire chi è Nicotri, e questo libro, per chi interessa, racconta tutta questa storia di Padova che io ho utilizzato poi nell'ambito del mio lavoro, ma voglio dire, non sto a parlare di più perché non è un incontro su Piazza Fontana. Vediamo al caso Orlandi. Allora io provo a farvi un ragionamento che è un po' introduttivo a quello che vi dirà Pino Di Corti, perché sarà un intervento e un tipo di approccio un po' singolare rispetto ad altri casi del genere. Provo a spiegarmi. L'Italia è il paese di una serie di delitti misteriosi, no? Che non sono necessariamente politici, no? Sono casi di cui praticamente parliamo da 40 anni. Lasciamo per il momento perdere le stragi. Pensiamo, caso Pasolini, mostro di Firenze, uccisione di Simonetta Cesaroni, e poi appunto c'è il caso Orlandi, di cui si parla ripetutamente, periodicamente sulla stampa, perché ci sono anche indagini di commissioni parlamentari, possibili novità, poi purtroppo si gira sempre un po' intorno. Ora, proviamo a fare una specie di sociologia
no? Di come vengono affrontati e come vengono visti questi casi. Per tutti c'è una specie di livello alto, di livello basso e di livello alto. Cioè c'è una spiegazione semplice, o che volutamente è semplice, o è stata fatta passare volutamente come semplice, che è quella che, diciamo, banalizza, no? questi eventi. Allora, Pasolini è stato ucciso perché aveva un incontro con un ragazzino, un incontro sessuale a pagamento, e il ragazzino si è adombrato, si è arrabbiato, l'ha picchiato, l'ha ucciso. Spiegazione bassa. Spiegazione alta, io qui posso dire che lo so anche per cognizione di causa, perché in una delle ultime commissioni parlamentari ce ne siamo occupati. No, è avvenuto poco tempo prima il furto delle pizze, le pizze del film Salò di Pasolini, nella Cinecittà, dove erano custodite. Pasolini a tutti i costi voleva avere quel materiale indietro, per un fatto anche suo affettivo personale, anche se c'erano delle copie in realtà. Viene attratto da un gruppo di persone in una trappola, di cui praticamente con l'esca pelosa, come dire, guarda, vieni là che ti daremo le pizze, ti daremo indietro le pizze del tuo film. Questo in un contesto di odio verso Pasolini per varie ragioni di carattere sessuale, politico, il discorso sarebbe molto lungo. Quindi un gruppo di persone lo aggredisce e lo uccide. Spiegazione alta. Benissimo? Mostro di Firenze. C'è un povero demente, come dire, senza offesa, semianimalesco, che gira per, magari con un paio di complici più deficienti di lui, che fanno i guardoni, ma anche uccidono le coppie dopo essere comparsi con la pistola da dietro il cespuglio. Sono dei disgraziati, più o meno uno, Pacciani, viene individuato, gli altri forse, poi muoiono. È una brutta storia di guardoni assassini della zona. Spiegazione alta. C'è una setta massonico-esoterica che tende ad avere fetici di donne per accrescere le potenze energetiche dei riti. C'è un personaggio che si chiama Narducci, che è un medico, che ufficialmente scompare, il suo corpo viene trovato, ma viene trovato il corpo di un altro, appartiene a una grossissima famiglia massonica di Perugia. C'è tutto un giro di persone per cui questi lavorano, no? Sostanzialmente questi disgraziati portano il materiale a dei gruppi di carattere magico di alto livello che sono collegati appunto a sette massonico-esoteriche che fanno dei riti. Spiegazione, quindi con le coperture conseguenti, spiegazione alta. Terzo caso, omicidio di Simonetta Cesaroni. Raptus di un qualcuno, non sappiamo chi, giovane, vecchio o che altro sia, che sa che c'è questa bella ragazza sola il 15 agosto nell'ufficio, va a fare della corte, spera di cavarci qualcosa, succede il patatrac, non è un coltello, quello, un tagliacarte, la colpisce, la uccide e è finita la storia lì. Spiegazione alta, attenzione, quella sede di quella agenzia aveva anche dei rapporti con i servizi segreti, per cui trattava i dati, no? Trattava i dati, perché ovviamente non è che fanno tutto loro, hanno delle agenzie di riferimento. Aveva visto, ha fatto delle cose, si erano creati dei problemi, viene uccisa in una lite con uno di questi, tanto è vero che al momento del delitto, della sua morte, intervengono, perché in fondo sia un omicidio comune di una ragazza, voglio dire, è un fatto comune, no? Cioè non è un delitto. Intervengono infatti sul posto dei capi del SISD, della polizia, eccetera. Spiegazione alta, io non mi trattengo su ogni episodio, ma faccio capire come abbiamo le opzioni, no? E poi arriviamo ovviamente al caso nostro di oggi, dell'ora. Qui abbiamo tante spiegazioni alte, no? Nel senso che la morte, la sparizione, chiamiamola sparizione, no? Perché infatti nel libro Nicotti contesta fortemente sempre che il sequestro, perché può essere stata uccisa subito, quindi la sparizione è morte della ragazza, no? E avviene a Roma un paio d'anni dopo l'attentato di Ali Ashka al Papa, quindi subito si immagina che vi sia una connessione fra i due fatti. E nascono tutta una serie di piste che con le telefonate anonime, con i biglietti, i comunicati, dopo che il Papa Wojtyla ha fatto un appello roboante anche
a persone del terrorismo internazionale, quindi in un certo senso ha lanciato questa ipotesi, no? Lui stesso di grande scenario, che al di là della morte di questa ragazza, che praticamente è stata uccisa all'uscita di una lezione di flauto, che da cittadina vaticana era andata nella scuola, che comunque era la scuola pontificia, aveva fatto la sua lezione, era in corso del Rinascimento a Roma, e da quel momento in poi, invece di prendere l'autobus, evapora, sparisce nel nulla. Allora nascono tutta una serie di piste e contropiste, di cui continuiamo a leggere anche in questi giorni, abbiamo letto la settimana scorsa le ultime. Allora, che sia un'operazione, come si sente in alcune telefonate poi di ricatto alla famiglia, che tende sostanzialmente a mettere in difficoltà il Vaticano, chiedendo la liberazione di Hajka, il tentato assassino del Papa, e questo per mettere in difficoltà il Vaticano, in quanto Wojtyla era colui che aveva per primo rotto il varco del muro di Berlino, sostenendo Solidarność in Polonia, che è stato il primo varco con cui poi il comunismo nei paesi dell'est praticamente si è disintegrato. Oppure c'è un altro gruppo che si telefona, fa comunicati, cioè, è tutta una baraonda, ci sono decine di piste, che si chiama Turkish, fronte anticristiano turco, che essendo Hajka turco manda tutta una serie di complessi comunicati, anche qui chiedendo liberazione, minacciando eccetera, e questa pista si è scoperta dopo la caduta del muro di Berlino, che questo fronte turco non esisteva, che era stato creato, queste sono proprio le cose dei servizi segreti, intendiamoci. Ho parlato con l'ex colonnello. Sì, proprio le cose che pensiamo che non esistano, esistono proprio. Un ufficiale della Stasi, tedesco orientale, dopo la caduta del muro di Berlino, raccontano questo fronte turco che abbiamo fatto noi. Nel senso che, riuscendo a organizzare che erano questi turchi cattivi che volevano far liberare Hajka, serviva a distogliere dalle accuse di Hajka alla Bulgaria, quindi a noi del paese dell'est europeo, e spostare tutto di là la possibile responsabilità. Poi salta fuori la Magliana. Allora la Magliana, che avrebbe prestato 15-20 miliardi di euro allo IOR, cioè la Banca Vaticana, tramite il Banco Ambrosiano, che dovevano essere utilizzati sostanzialmente per la sobillazione in Polonia. Poi cosa fa il Vaticano? Non li dà indietro. E allora quelli della Magliana si incavolano molto, ai soldi ci tengono, in particolare Renato De Pedis, che è uno dei capi, uomo non stupido fra l'altro, uomo non stupido, che fanno pressioni sul Vaticano per avere i soldi, praticamente sequestrando una sua cittadina, perché la ragazza era cittadina vaticana. E poi una miriade di altre piste. Ultimamente si è parlato di più, perché se voi leggete, mettete Emanuela Orlandi sulla Google l'ultimo due mesi, avete 3-4 cose nuove, cioè esce come fosse uno sceneggiato tutti i minuti, che era stata vittima di una situazione di festino sessuale, direi all'interno del Vaticano, direi all'interno. Io non parlo di quello che ho letto, nel Vaticano, e aveva creato grossi problemi, era stata mandata a Londra incinta e poi messa in un ospedale psichiatrico. Ci sono addirittura situazioni in cui il fratello della Orlandi riceve praticamente lettere, che poi si scoprono false, asseritamente che vengono dal Cardinal Poletti o da Monsignor Casaroli, adesso, 40 anni dopo, che dipingono uno scenario di questo tipo. Addirittura ho letto che qualcuno avrebbe fatto recapitare qualche giorno fa, qualificandosi come ex NAR, nuclei armati rivoluzionari, fascisti, cavallini fioravanti, questo è un ex NAR, una catenina che sarebbe quella, no, un girocollo che sarebbe dell'Orlandi, cosa che poi non è mica tanto facile da verificare a tanta distanza. Insomma, c'è una congerie di piste spaventose. Ora, ciascuna però ha un fine, ogni pista, per chi la mette in piedi, ha un ritorno, no? Nel senso che gli può essere utile per qualcosa. Allora, proviamo a, poi lascio la parola a Pino, ma cerco di tirare di fila. Può darsi che un fatto, e lui lo sostiene raccontando tante cose, alcune delle quali vi dirà nell'intervento, sia un fatto relativamente banale. Cioè, una ragazza cade nelle mani di qualcuno che
potrebbe essere un parente, dico il potrebbe perché non voglio essere querelato, ma una ragazza che sale su una macchina giovane, comunque una ragazza però attenta, insomma, che non sembra particolarmente sventata, dà l'idea che salga sulla macchina di qualcuno che più o meno conosce. Pochi giorni dopo c'è una ragazza che sale sulla macchina dello zio, lo zio lo porta in una specie di... Lo zio lo porta in una specie di seminterrato. Mario Squillaro lo sì. Perde la testa e la uccide, quindi sono cose che succedono, rientrano nel banale, le ragazze che spariscono sono molte, le persone che spariscono sono molte, oppure ci può essere, se non è un parente, effettivamente essere attratata in un giro di festini che aveva creato grossi problemi, per cui però un fatto relativamente banale, la ragazza viene uccisa subito, no? In questa vicenda, viene uccisa subito, nel senso che cade in una trappola, cade in una violenza, cade nella violenza di un uomo violento, e su un fatto di criminalità, possiamo dirla comune, essendo cittadina vaticana e essendoci un collegamento possibile o presunto con la vicenda dell'attentato al Papa di due anni prima, qualcuno costruisce delle altre cose che si basano invece su un fatto comune. Se io voglio fare, diciamo, un depistaggio, non è detto che io abbia fatto quella cosa lì su cui depisto. Ci può essere un fatto in cui non c'entro niente, a cui do una coloritura o su cui costruisco una storia che fa comodo a me utilizzandola. Il paradosso un po', adesso lui ve lo spiegherà meglio, ma ho cercato di anticipare che cosa vi dia. Il paradosso un po' di questo librone di Pino Nicotti, che va letto due volte perché è impegnativo, è che mentre in genere quando si discute di queste vicende si va dal basso in alto, no? Come dicevo, qui in un certo senso si va da tantissimi possibili alti ad un basso, spiegando però che quegli alti sono stati fatti perché ciascuno aveva il suo racconto su un caso che purtroppo è un caso di tragico, banale, usuale. Ecco, io questo perché magari vi può stupire il fatto che in genere quando si parla di queste cose non è come se in alto qui c'erano dietro. Il fatto è quello che è. Poi c'è qualcuno che lo sfrutta, come sono stati i servizi segreti, come sono state tutte le piste costruite, per un proprio tornaconto. Spero di essere stato chiaro, ma ho preferito dirvelo prima, perché altrimenti rimanete stupiti, perché il percorso è un po' all'incontrario di quello che succede in genere. Il libro è molto interessante, si legge molto bene, è bello impegnativo. Devo dire che io avevo una cognizione media della vicenda Orlandi, nel complesso mi ha convinto, vale la pena di leggerlo, e adesso le lascio le parole al nostro Pino Nicotri. Poco fa Salvini ha detto che la pista internazionale è stata lanciata involontariamente, diciamo, o forse intenzionalmente, perché io non credo all'ingenuità dei papi e della segreteria di Stato, col discorso del 2 o 3 agosto, chi ha responsabilità nel detenere, nel trattenere Emanuele Orlandi, la lasci tornare alla famiglia. Il che in mondo visione, perché era un appello fatto alla preghiera dell'Angelus domenica, questa cosa si sono messi in moto tutti, i servizi segreti della polizia, carabinieri, che fino a quel momento dormivano o quasi. Nel mio primo libro, edito nel 2002, Emanuele Orlandi, Mistero Vaticano, io puntavo il dito contro il Vaticano a partire da questo appello di Wojtyła che ha scatenato la canea. Non conoscendo nulla del caso Orlandi, mi ero fatto mandare dall'Espresso il faldone, io sono giornalista dell'Espresso, che raccoglieva tutte le inchieste del caso, e mi sono basato prevalentemente sui lavori altrui dei miei colleghi, mai potendo immaginare che abbiamo lavorato quasi tutti di fantasia, ma leggendo uno dietro l'altro le inchieste, anziché a distanza di anni leggendole subito, si capiva che erano delle invenzioni, si capiva
Per esempio, il nome di Mirella Gregori associato al caso Orlandi, come salta fuori? Salta fuori perché l'ultimo numero di agosto, o il primo numero di agosto, se lo ricordo bene, di Panorama e poi anche il Messaggero, numero del Messaggero di Roma, Panorama fa un'inchiesta sul caso Orlandi e c'è una scheda dicendo Emanuele e le altre. E dice che nel Lazio quell'anno erano scomparse 60 persone, 60 persone, a Roma varie ragazze, tra cui questa Mirella Gregori, c'è una sua foto sorridente di fronte a Papa Wojtyła, una foto banale scattata durante un'udienza data alla sua intera scolaresca. Solo dopo che è comparso il nome con questa storia sulla stampa, ecco che i presunti i sedicenti rapitori chiedono notizie su Mirella Gregori. Ora, se tu sei il rapitore che ha rapito anche Mirella Gregori, non si capisce perché devi chiedere notizie. Comunque a suo tempo io ho parlato poi col colonnello Gunther Bonsack, il quale è ex ufficiale della Stasi di Berlino Est, responsabile della decima divisione della Stasi, i servizi segreti, del decimo dipartimento della Stasi. Insomma, i comunicati del fronte Turkish li facevano loro, come anticipato poco fa Salvini, li facevano in una via, non mi ricordo esattamente il nome, e lui raccontava che si divertivano allo stand maiale all'aperto, eccetera, eccetera. Però, soprattutto in base alle ultime piste, lettere saltate fuori, non è vero che il primo che ha lanciato la pista internazionale è stato il Papa. Io dal mio primo libro del 2002 al mio quarto libro dell'anno scorso ho cambiato linea. Perché? Perché ho scoperto man mano che non è vero che il Vaticano non aveva collaborato. Il Vaticano ha collaborato, ha risposto alle rogatorie dei magistrati italiani, anche se non ha permesso che i magistrati italiani andassero in Vaticano a interrogare direttamente loro cardinali e via di seguito. Il problema è che la denuncia di scomparsa di Emanuele è stata fatta dalla polizia italiana da Natalino Orlandi il giorno dopo la scomparsa. È scomparsa il 22 giugno 1983, la denuncia è stata fatta il 23 giugno alla polizia italiana. Quindi il Vaticano non aveva nessun titolo per fare indagini, perché l'indagine giudiziaria è stata innescata presso le autorità italiane. In territorio italiano. Sì, e poi è scomparso il territorio italiano. Solo 5 anni fa la magistratura vaticana è entrata in azione, ma non perché così, è perché qualcuno, non faccio nomi, ma lo so il nome, ha preso letteralmente per il bavero Pietro Orlandi e ha detto: ma anziché continuare a dire puttanate, perché non vi decidete a fare la denuncia anche in Vaticano? E allora finalmente hanno fatto una denuncia alla Gendarmeria Vaticana e il Vaticano si è messo finalmente in moto, ma non perché fino a quel momento si era grattato, è perché fino a quel momento non c'era una denuncia che permettesse un'indagine. Quando è scomparsa negli Stati Uniti la figlia di Albano, non è che la magistratura e la polizia italiana sono andate negli Stati Uniti, hanno schiaffeggiato tutti, interrogando, eccetera. No, hanno dovuto attenersi alle regole internazionali delle rogatorie, a parte il fatto che non hanno fatto neanche questo. Idem quando è scomparso in Egitto quel studente italiano e via di seguito. Quindi il Vaticano non è un quartiere di Roma, il Vaticano è uno Stato autonomo che ha la sua dignità statuale esattamente come l'Italia e altri stati. Può parere strano, ma è così. Comunque il primo che ha parlato di rapimento, possibile rapimento, è stato lo zio Mario Meneguzzi, il quale il giorno 23 fa il giro delle redazioni di Roma, La Stampa, Il Messaggero, l'Unità e l'Ansa, e sull'articolo dell'Ansa compare la notizia, sull'articolo della Stampa compare la notizia che si teme in Vaticano un rapimento perché c'era la psicosi di un sequestro di persona per ricattare ancora Papa Wojtyła. Ma non è vero, in Vaticano questo allarme non c'era. I servizi segreti francesi avevano avvertito il Vaticano della possibilità
di un altro attentato contro il Papa, ma non è vero che hanno avvertito della possibilità di rapimento di qualcuno. La controprova che è vero che non c'era questa psicosi la si ha subito dal fatto che Emanuele Orlandi andava a scuola, liceo scientifico e poi anche scuola di musica, ci andava da sola con l'autobus o a piedi, all'andata o al ritorno. E anche gli altri figli di dipendenti vaticani andavano a scuola da soli, senza accompagnamenti né dei genitori, né dei fratelli, né della vigilanza o della gendarmeria del Vaticano. Questa è la controprova che non c'era nessun allarme. Se ci fosse stato un allarme sarebbe stato molto grave che gli Orlandi lasciassero andare la loro figlia avanti in re da sola. Pietro Orlandi, che racconta cose spesso non vere, probabilmente ha un grosso rimorso di coscienza, perché lui, contrariamente a quello che ha sempre detto, è stato poi smentito a verbale dalla sorella Federica, non doveva accompagnare a scuola di musica quel giorno la sorella, doveva andarla a prendere la scuola di musica, ma non c'è andato. E se fosse andato a prenderla, come era d'accordo, Emanuela non sarebbe scomparsa. Emanuela è scomparsa anche perché Pietro Orlandi non è andato a prenderla alla scuola come invece avrebbe dovuto fare. Questo per mettere i puntini su lei. Comunque lo zio evidentemente è stato lui a dire che c'era questa idea del rapimento e via di seguito. L'ha raccontato alla stampa, che nel trafiletto l'ha fatto presente, ma non è una cosa vera, così come mi hanno fatto notare da tempo che la foto del manifesto che hanno messo per tutta Roma di Emanuele Orlandi non era una foto adatta per chi avesse visto Emanuela per strada, non era una foto adatta a riconoscerla. A me questa critica mi ha sempre dato molto fastidio perché la trovavo assurda. Di recente ho capito che non è assurda, perché dai particolari scritti, i primissimi articoletti scritti da questi giornali nelle cui redazione era stato lo zio Mario Meneguzzi, alcuni particolari non sono veri. C'è un particolare che secondo me poi è dirimente, che non posso però rivelare ancora, perché ci stanno lavorando, che lascia sgomenti, che fa pensare molto ma molto male. Ora veniamo alle ultime lettere, quella verissimo, avete letto per televisione, avete visto per televisione, letto sui giornali, via dicendo. Allora, la faccenda è surreale, perché l'anno scorso Pietro Orlandi con l'avvocatessa Laura Sgro è andata dal magistrato vaticano Alessandro Diddi, che il 7 luglio scorso mi ha interrogato come persona informata sui fatti, perché ritiene che il mio libro sia interessantissimo e pieno di indizi interessanti, hanno consegnato a Diddi una lettera ufficialmente scritta dall'arcivescovo di Canterbury al vicario del Papa, Cardinal Poletti, nella quale parlano poche righe, 4 righe e mezzo, parlano di il cardinale di Canterbury, l'arcivescovo di Canterbury dice a Poletti delle cose che riguardano Emanuele Orlandi. Ora, a parte il fatto che un inglese è un po' maccheronico, cioè neppure io parlo l'inglese in quel modo lì, che sono ignorante in inglese, ma comunque a parte questo, la grafologa, docente di grafologia, Sara Cordella, ha fatto notare, e lo ha subito poi fatto, insomma, anche il magistrato Alessandro Diddi lo ha appurato, che la firma dell'arcivescovo di Canterbury è presa di sana pianta da una lettera firmata dall'arcivescovo, reperibile tramite Google, e è sovrapponibile quella firma che si trova tramite Google è identica a quella scritta in questa lettera, che quindi risulta falsa. Quella dell'anno scorso già era una lettera falsa. Adesso, a verissimo, recentemente Pietro Orlandi ha sventolato, ha esibito un'altra lettera, sempre del cardinale Poletti,
inviata a un segretario di Stato dell'Inghilterra che raccomanda che il feto di Emanuele, insomma, alla fine l'interpretazione che dà Pietro Orlandi è che Emanuele era incinta, l'hanno fatta abortire e via di seguito. La lettera è datata 1993, quando Poletti non era più vicario del Papa a Roma. Pietro Orlandi dice che gli hanno detto, lui sempre gli dicono, gli hanno detto che il Vaticano usava mettere le lettere dei falsi in maniera che se le lettere compromettenti mettevano dei falsi, ma che se venivano fuori potevano dire no, è falsa perché ci sono questi elementi che non sono corretti. Ma voglio dire, lui dice sempre mi hanno detto, ma chi te lo ha detto? Ad ogni modo è falsa anche questa lettera, perché sempre Sara Cordella ha dimostrato che è un'altra firma, anche questa copiata da una lettera che si trova tramite Google, si trova online. Un particolare liberatore c'è del fatto che la firma è falsa. A volte firmando un pezzo della firma è più calcato del resto, perché si usa magari firmando, c'è uno scatto di pressione in più in un tratto della firma, si chiama introzzatura. Tecnicamente, e queste firme presentano questa caratteristica che è impossibile che in due firme diverse uno faccia aumenti un po' la pressione solo in un tratto della firma, e quindi anche questa lettera è falsa. Però voi non troverete sui giornali che vanno per la maggiore o nelle televisioni, Rai, Mediaset, eccetera, eccetera, vedete l'affermazione che anche questa lettera è falsa. La trovate solo sulla rivista Open, proprietà di Enrico Mentana, giornalista famoso, ma tutti zitti, perché fa comodo questa, il pallone, la mongolfiera che naviga da 40 anni, fa comodo perché aumenta l'audience, mi permette di firmare articoli, eccetera, eccetera, eccetera. Io ho chiesto a Enrico Mentana, ma come mai nessuno ti riprende questa notizia che hai dato sia l'anno scorso della falsità della lettera dell'anno scorso, sia quest'anno della falsità della lettera esibita Verissimo, e lui mi ha detto che Pietro Orlandi è un bene da tutelare perché, essendo un personaggio che fa notizia, fa comodo a tutti giocarselo. Ora, nel citare le varie lettere che non si sa mai chi gliele ha consegnate, Pietro Orlandi dimentica un piccolo particolare, che nel suo libro scritto a quattro mani con il giornalista del Corriere della Sera, Fabrizio Peronacci, viene citata una lettera anonima scritta alla madre, secondo la quale Emanuela Orlandi è morta durante un festino, un'orgia nella Basilica di Santa Apollinare nei sotterranei, e hanno chiesto l'aiuto a De Pedis per far sparire il cadavere di Emanuela. Allora, mettiti d'accordo, queste varie lettere anonime sono molto contraddittorie tra di loro, però tutto fa brodo. Il giornalista di turno non si può ricordare sempre le rivelazioni di 10 anni fa, 15 anni fa, e quindi scrive, nuova rivelazione, ma non sono rivelazioni, sono nuovi bidoni, e quindi su questo bisogna essere molto chiari. Due questioni, se le domande, poi avete già delle domande, Andrea? Se vuoi venire o se vuoi alzare la voce. Da questa ricostruzione viene fuori una serie di dubbi sulla figura di Pietro Orlandi. Quindi, cioè, l'uomo comune che io rappresento si chiede, ma Pietro Orlandi a che gioco sta giocando? Che cosa lo muove a fare queste cose, dei falsi? Cioè, ci sarà qualche motivazione, immagino. Sì, la domanda mia segue un po' quella del signore che mi ha preceduto, ed è una domanda molto diretta, no? Pietro Orlandi è un familiare, chiaramente non è sospettato di essere il
possibile assassino, semmai di aver costruito una cortina fumogena andando dietro ad una serie di piste che altri avevano fatto per loro interessi internazionali. Ma la domanda molto diretta è questa: Pino, secondo te, con tutti i se e i condizionali del caso, anche per non essere querelati, cosa è successo? Cosa è successo? Non andiamo via di qui senza la tua risposta, no? Vogliamo sapere, dopo che hai scritto un libro di 400 pagine, in cui racconti che tutte le cose che sono state dette dall'alto, da A a B, perché avevano interesse in contrario a B. Sono tutto una fantasmagoria che serviva ad altri fini, ma non c'entravano con la morte dei loro anni. Che invece, secondo te, come morta? Rispondo intanto. È stata rapita o no? Intanto rispondo al signore. Bisognerebbe chiederlo a Pietro Orlandi. È un fatto, io cito i fatti, non faccio interpretazioni perché non sono un psicologo e neanche uno psichiatra, che forse sarebbe più adatto a questa cosa. Pietro Orlandi ha valorato la pista di Agcià e appurato che Agcià è stato imbeccato dai servizi segreti militari italiani, perché serviva la pista bulgara, tutta quella cosa lì serviva per giocarsela nella guerra fredda contro l'Unione Sovietica. Questo è accertato. Io sono molto amico della moglie di Agcià, che è un'italiana, e adesso spero che le pubblichi nel libro, ma comunque è assodato. Poi ho conosciuto ed ero amico anche del già magistrato Ferdinando Imposimato, che è diventato avvocato, che doveva diventare anche lui firmare il mio primo libro, poi ho scoperto che mi raccontava tante di quelle balle che lui per esempio ha difeso Agcià, è stato illegale di Agcià per alcuni mesi quando era già un ergastolano. Poi misteriosamente è diventato l'avvocato illegale della madre di Emanuela, cioè lui è stato illegale del tizio per il quale ufficialmente, secondo la Vulgata, era stata rapita Emanuela, e poi è diventato illegale della madre della rapita Emanuela, cosa è piuttosto strampalata. Ad ogni modo, bisognerebbe chiederlo a lui. Allora, ha valorato la pista di Agcià, ha valorato la pista di Sabrina Minardi, banda della Magliana, De Pedis, eccetera. Ha valorato la pista inglese è nata, quella, la pista inglese di cui Verissimo, la lettera di Verissimo e la lettera dell'anno scorso, tutte e due false. La pista inglese è nata il 6 giugno 2011 nel corso della trasmissione Metropolis. Allora, cosa succede? Che erano presenti a Metropolis in questa trasmissione Pietro Orlandi e il giornalista Fabrizio Peronaci, perché stavano presentando il loro libro Mia sorella Emanuela, voglio tutta la verità. E Fabrizio Peronaci dà alla conduttrice della trasmissione, una giovane che si chiama Renzo Paoli di cognome, dà un numero di telefono dicendo: chiama questo tizio qui perché ha delle cose interessanti da dire. È lui che dice di chiamare questo tizio qui. Questo tizio qui è Luigi Gastrini, che dice: sì, io sono un ex 007, ho partecipato alla scomparsa di Emanuela Orlandi, c'erano anche degli agenti inglesi quando l'hanno rapita e l'hanno portata a Londra, dove si è data in un manicomio. A Londra non esistevano manicomi, ma i miei colleghi purtroppo non lo sapevano e se ne sono disinteressati dall'approfondire se esistevano i manicomi o meno. E poi Pietro Orlandi, tu scoprirai che tuo padre col banco Antoniano faceva dei tramacci di quattrini sporchi. Il banco Ambrosiano e il banco Antoniano, la banca Antoniana è nata anni dopo l'83, quindi già era chiaro in diretta durante Metropolis che questo signore stava raccontando delle cazzate, era già evidente da due particolari: manicomi a Londra non ce ne sono, e poi la banca Antoniana è nata molto dopo. Però è successo subito un casino.
Pietro Orlandi è corso a Londra accompagnato all'aeroporto da una troupe di Chi l'ha visto. Quando è tornato ha detto ero partito scettico, ma adesso sono in attesa di sviluppi, sono fiducioso. E la stessa cosa indirettamente stava promuovendo il suo libro. Sì, e la stessa cosa l'ha detta a Chi l'ha visto, la stessa cosa l'ha detta a Chi l'ha visto, ma c'è un particolare, che due sere prima lui, incazzato nero, aveva telefonato a Gastrini dicendo ma che cavolo mi hai fatto andare, io dico ma che cavolo perché ci sono delle signore, ma che cavolo mi hai fatto andare a Londra che non c'è niente e via di seguito. Quindi lui la raccontava diversa da come era, ma la pista inglese è nata, ripeto, nel 2011 e già allora si è rivelata un bidone. Cosa è successo? È successo che Emanuela, dalle testimonianze, esce, non è vero che è arrivata in ritardo a scuola, perché ho parlato con alcuni suoi insegnanti, è arrivata in orario. Non è vero che è uscita prima per incontrarsi con l'uomo misterioso della Avon, perché ci sono le testimonianze che sono usciti tutti un quarto d'ora prima per andare al piano di sotto a festeggiare le nozze d'argento della segretaria della scuola di musica Ludovico da Victoria, alla quale lei era iscritta e studiava flauto, pianoforte e canto corale. Quindi non è vero niente di tutto questo. Lei camminava sul corso Vittorio Emanuele perché ha tentato di prendere l'autobus 70 per poi prendere 64 sul corso Vittorio Emanuele e andare in Vaticano, ma invece non riesce a prendere 70 perché era strapieno e quindi si incammina a piedi con gli altri, con amici e amiche, per andare a prendere il 64 sul corso Vittorio Emanuele II, che è perpendicolare a corso del Rinascimento. E qui si perdono le tracce, ci sono delle testimonianze che dicono era qui con noi, mi sono girato, visto che era un po' isolata ma sempre in gruppo con noi, poi a un certo punto non l'ho vista più. Voglio dire, in centro di Roma, lì non puoi rapire una persona perché se ne accorgono anche i cani, e per giunta a quell'epoca c'era il terrorismo. E lì c'è il Senato, si affaccia a Palazzo Madama là. C'era anche poi una sede dei servizi segreti guidata dal colonnello Varisco, purtroppo ucciso dalle Brigate Rosse. C'era anche delle vicinanze un ufficio del Tribunale Militare. C'era il giornale Il Popolo, il settimanale Il Popolo, qualcosa di simile, della Democrazia Cristiana. E pressoché di fronte al Senato c'era la trattoria abruzzese dove andavano a mangiare i parlamentari, i segreti. Quindi era una zona vigilatissima. È chiarissimo che lei è salita sulla macchina o sulla moto, sulla macchina di qualcuno che conosceva bene. Qualcuno che conosceva bene. Il vigile Sambuco tratteggia un identikit che poi l'hanno intervistato solo di recente, perché l'identikit che fa è il ritratto dello zio Mario Meneguzzi. Non è colpa mia, Cioè, voglio dire, basta identificare. Confrontare la foto di Mario Meneguzzi con l'identikit e il ritratto. Poi lui dice un'altra cosa che io nei primi libri ho detto, ma una cosa che non sta in piedi. Lui dice che aveva visto parlare più volte Emanuela con quel signore lì, e quindi potrebbe essere un parente, in ipotesi, ma sicuramente non era lo zio, facciamo un'ipotesi fantascientifica, poteva essere lo zio visto più volte lì. Mi dicono, ma se era lo zio, come mai poi, quando l'ho visto in televisione, non è corso a dirlo ai magistrati? Il problema è che noi non sappiamo se è corso a dirlo ai magistrati, perché a Padova, come sono sparite le testimonianze della commessa di Valleggeria al Duomo, che è corso due volte a dire in questura ho venduto quattro borse a un tizio la prima volta, la seconda volta quando ha visto in televisione sul Gazzettino di Padova, il Gazzettino, la foto di Franco Freda, è corso in questura a dire l'ho venduta quello lì, l'ho venduta, sparite tutte le testimonianze. Possono essere sparite anche questa testimonianza, non sappiamo. Sta di fatto che la figura, quando sparisce un minore, non riesco a rintracciare via Google le dichiarazioni di un ex vice comandante della Polizia Italiana, che diceva quando sparisce un minore non c'è bisogno di andare a scavare molto lontano, bisogna scavare vicino casa, perché quasi sempre un parente, un vicino di casa invidioso o rancoroso.
Guarda caso, un anno dopo c'è lo zio Mario Squillaro che col suo pulmino passa la piazza Cavour, c'è sua nipote che sta aspettando l'autobus per andare al liceo anche lei, lo zio dice dai sali, ti porto io al liceo, invece se la porta a casa sua dalle parti di Piazza Maggiore, in questo scantinato dove lui abitava sotto il livello stradale, non si sa cosa è successo, sta di fatto che l'ha uccisa, ha scavato col martello pneumatico una buca, l'ha ficcata lì, ci ha messo sul cemento e ci ha messo sopra il letto di suo figlio, il quale figlio ha dormito senza saperlo per vari giorni sopra il cadavere della propria cugina. Dopodiché lo zio Mario Squillaro ha detto ai genitori della ragazza che aveva ucciso, ha detto ah, sono stati dei turchi, mi hanno telefonato, sono stati loro, vogliono dei quattrini, un riscatto da pagare anche a rate. Allora lui va al bar, all'Aris Bar di Via Veneto per prendere la prima rata, ma i genitori non fessi, quelli lì, hanno avvertito la polizia che lo acchiappa e sta di fatto che lui confessa. Se non avesse confessato, mai avrebbero trovato il cadavere perché era messo a casa sua nel pavimento. Questo è un esempio di zio, e poi c'è lo zio Misseri, o è stato lo zio Misseri, o è stata la cugina ad ammazzare Sara Scazzi, comunque sono sempre parenti. A quell'età di 15 anni e mezzo che aveva Emanuele Orlandi, bellissima, bella ragazza, non è che tu conosci 5.000 persone autonomamente, cioè, frequenti la cerchia degli amici, della famiglia, del parentado. Poi sono sempre stati gli Orlandi a dire che mai sarebbe salita sulla macchina di un estraneo, che non accettava neanche i passaggi del suo insegnante di pianoforte Don Cividillo, che abitava anche lui in Vaticano e che le diceva dai te porto io in Vaticano. Poi ho scoperto, parlando con Don Cividillo, facendo finta di essere un penitente pentito dei suoi peccati, mi sono confessato nella chiesa vaticana di Sant'Anna con una strizza nera che mi bloccassero, mi ha detto che no, lui portava, spesso la portava lui Emanuela a casa in auto, però da un po' di tempo invece non voleva più che la portassi io. La madre mi ha detto che preferiva rientrare con gli amici del Vaticano, quindi non è vero che, poi mi ha detto doveva avere qualche problema che non studiava più, io l'ho detto alla madre, eccetera, tutte cose che agli atti nessuno ha raccontato, le ho scoperte io andando a ficcanasare, facendo il giornalista investigativo anche un po' troppo, voglio dire, incosciente, perché quando entravo in Vaticano per andare a parlare con gli Orlandi, a un certo punto, resomi conto che qualcosa non tornava, avevo un certo timore, tant'è vero che avevo chiesto alla centralina dell'Espresso e anche alla mia signora di telefonare ogni 5 minuti e se non rispondeva anche solo una volta di avvertire immediatamente polizia e carabinieri, che non potevano fare nulla perché non possono entrare in Vaticano, però almeno si metteva in moto una macchina. Ma la cosa strana è che Ercole Orlandi, come ho sempre scritto, mai smentito, è stato lui a dirmi quando devi venire non telefonarmi a casa perché le monache del centralino controllano le telefonate, chiamami sul telefonino che ti vengo a prendere io, così eviti di dover dare i documenti alla gendarmeria che vigila sull'ingresso, eccetera, eccetera. E quindi anche lì avevo dei timori quando entravo in Vaticano, perché non ero sicurissimo poi di uscire. Però, voglio dire, altrimenti le notizie non si riesce ad averle. Questo per dire che Pietro Landi ha sposato troppe tesi tra loro antitetiche e tutte irrealistiche, qualcuna se l'è dimenticata, come quella della lettera anonima che parlava di De Pedis, eccetera, Emanuela morta in un'orgia. E qui volevo anche De Pedis, capo della banda della Magliana, allora eccolo. Secondo l'articolo 49, secondo comma della legge numero 69 del 3 febbraio 1960, scusate, articolo 27 della Costituzione italiana,
fino a una sentenza passata in giudicato, cioè definitiva, bisogna presumere che una persona sia innocente. De Pedis è sempre stato assolto anche dal semplice sospetto di essere un semplice gregario della banda della Magliana. È stato condannato per una rapina al banco di, all'epoca si chiamava Banco di Roma, ma è stato assolto poi quando è stato rifatto il processo, perché lo stesso perito dell'accusa ha detto: non può essere lui quello che, correndo dopo la rapina, uscendo da un portone, hanno acchiappato i poliziotti. Perché? Perché aveva avuto un incidente di moto poco tempo prima, gli mancava un pezzo di tallone di un piede e quindi non poteva correre a piedi fiato con i poliziotti che gli soccorsi dietro se non son perso, perché lui è entrato in un portone dal quale poi è uscito tranquillamente e l'hanno beccato. Quindi, secondo l'articolo 27 della Costituzione italiana, non possiamo dire che De Pedis era della banda della Magliana. Secondo l'articolo 48 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, non possiamo dire, in mancanza di una sentenza passata in giudicato, che c'è un colpevole. Secondo l'articolo 6 della Carta dei diritti dell'uomo, idem. Quindi, se noi diciamo, come tutti i miei colleghi continuano tranquillamente a dire anche per televisione, non possiamo dire che era della banda della Magliana, stando alle leggi, altrimenti si può dire che quel signore lì con la barba era il capo della banda della Magliana, che ero io il capo della banda della Magliana. Questo è più terrorista. Sì, certo, assomiglia anche a Carlo Marx, per cui, per carità di Dio. Voglio dire, io credo. Io ho conosciuto bene la vedova di De Pedis, la sepoltura in Santa Apollinare è una cosa di una banalità unica, ed è stata indagata dal giudice Andrea De Gasperis dal 1995 al 1997, che ha concluso che non c'era nulla di illegale. Perché è stato sepolto lì? Perché? Dopo che è stato accoppato, era stato sepolto nella cappella di famiglia della propria consorte, Carla Di Giovanni, che io ho conosciuto bene, persona ottima. Però la Carla Di Giovanni ha detto: cavolo, magari gli fanno, per sfregio gli fanno dei danni alla tomba di famiglia. E poi, per andare fino al Verano, al cimitero del Verano, dal centro di Roma dove lei abitava e lavorava, bisognava farsi un po' di mazzo al volante. Invece, messa lì dove loro si erano sposati, è a 300 metri da dove lei lavorava. E quindi, siccome è vero, dunque, quando era in galera De Pedis a Regina Coeli, ha conosciuto per caso Don Vergari. Per caso tutti dicono che Don Vergari era il cappellano del carcere Regina Coeli. Non è vero, era un aiutante del cappellano e andava ad aiutarlo solo il venerdì. Un giorno un detenuto ha chiesto di parlare con lui, un detenuto il cui cognome assomigliava a quello di De Pedis, per sbaglio gli hanno portato De Pedis, l'ha conosciuto così. Quando De Pedis è uscito da galera, assolto di tutto, si è rivolto a questo qui per dire: io devo trovare casa perché mi devo sposare, mi aiuta. Gli ha trovato una bella casa, però poi hanno cambiato casa, sono andati ad abitare in un appartamento, tutti dicono, l'appartamento che dava su una stazione, una tenenza dei carabinieri, per cui sì, ma dall'altra parte l'appartamento dava di fronte alla sede del sindacato dei giornalisti italiani. Quindi i giornalisti italiani per anni hanno avuto di fronte la casa del grande capo della banda della Magliana senza manco accorgersene. E allora, voglio dire, di che stiamo parlando? Se poi dico chi oggi abita in quell'appartamento, succede un altro casino, per cui diciamolo, noi siamo, non lo diciamo, un noto personaggio politico, non propriamente di centro e neppure di sinistra, ma lasciamolo in pace. Quindi, ma la sepoltura non è così usuale all'interno? Sì, è vero, no, a Roma è usuale, ci sono, se si informa, ci sono varie sepolture di gente comune, quel pezzo di... l'erede al trono italiano
quel tizio che ha assassinato in barca è stato sepolto nella basilica di... No, vabbè, è un tipo qualunque, per giunta assassino, per giunta assassino. Comunque il fatto è questo, che nella basilica di Santa Apollinare, il sotterraneo, è stato bonificato dal fatto che era allagato da una vena del Tevere. L'hanno bonificato, lo hanno desacralizzato, non so come si dice tecnicamente, non era più zona consacrata, e una volta recuperato questo spazio, Don Vergari ha pensato di farne per chi voleva, dei fedeli della Chiesa, potevano avere lì il loro sepolcro, il loro sarcofago, e ha ricavato una decina di stanzette adibibili a sarcofago per chi avesse voluto. Ovviamente a pagamento, perché sì, certo. Anzi, c'è una registrazione, c'è un video in cui l'autore del libro Fittipaldi, parlando con Andrea Purgatore, buonanima, che ha detto delle cose talmente balle sul caso Orlandi che pace all'anima sua. Comunque c'è Fittipaldi che dice: la vedova di De Pedis ha pagato 600 milioni di euro per quella... l'euro manco esisteva, 600 milioni di euro è una cifra catastrofica. Non è vero, lei avrà pagato non so quanto, lei si è pentita amaramente di avere voluto seppellire lì il marito, perché lei era più facile, in 300 metri andava lì, pregava, cambiava i fiori e via di seguito. Io probabilmente non avrei mai voluto essere amico o frequentare De Pedis, non lo so, però lui col caso Orlandi non c'entra niente, per cui che fosse o non delinquente a me non frega assolutamente nulla. Però se io mi devo attenere alle leggi, non posso dire che lui è il capo della banda Magliana o che lui era lei travestita da uomo. Per cui, Ma c'è il decreto del cardinale Poletti o no? Quale decreto? Di sepoltura. Sì, no, il decreto autorizza, sì, certo, perché Don Vergari... Ma se era desacralizzato quel posto, come mai ci ha messo il tempo? Non lo so, bisogna chiederlo a loro. Sta di fatto che è vero che per ringraziamento, perché lei aveva trovato casa, eccetera, eccetera, è vero che De Pedis aiutava... No, perché in un'agenda di Soderini, sa benissimo chi è... Sì. C'è un appunto al 19 giugno dell'82, ore 19, appuntamento con cardinale C minuscolo Poletti. Della mia agenda c'è scritto 2011 appuntamento con Marilyn Monroe. Beato lei. No, beato me, voglio dire, perché Marilyn Monroe nel 2011 morta da un pezzo. Quindi le cose bisogna dimostrarle, non stare a indizi labilissimi. Ad ogni modo, è vero che De Pedis aiutava Don Vergari, ogni tanto Don Vergari faceva le mense dei poveri, e i fratelli di De Pedis avevano ognuno un ristorante, uno si chiama Popi Popi, l'altro era in San Michele, loro, avendo due ristoranti, davano delle derrate alimentari per questi pranzi, per cui può parere una barzelletta, ma non lo è. È vero che Don Vergari ha chiesto a Don Poletti l'autorizzazione perché questo signore De Pedis faceva della beneficenza alla chiesa dove... cioè, i fatti sono questi, che poi De Pedis fosse anche un mascalzone sono cavoli suoi, però le motivazioni della sepoltura sono perché faceva comodo la vedova averlo lì a 300 metri da dove lei lavorava. Andrea De Gasperi si è indagato per 2 anni questa cosa e non ci ha trovato nulla di illegale. È vero che aiutavano questo prete a fare le mense dei poveri. Il prete era un omosessuale e su questo è stato preso per il sedere da Gianluigi Nuzzi, che ha trasmesso il sonoro di una telefonata, la registrazione di una telefonata intercettata a Don Vergari. Non dirò chi gli ha passato la telefonata perché non tradisco
il segreto professionale, eccetera, poi non voglio, cioè io critico i miei colleghi e anche alcuni magistrati, ma non voglio, come dire, sputtanarli troppo. Questa telefonata è di un seminarista che dice che sfondo chiaramente lo sfotte dal punto di vista omosessuale, e vabbè, sono affari suoi, era omosessuale, non capisco che cavolo c'entra. Scandalismo allo stato puro. A un certo punto però Nacci ha scritto che Don Bergari si era rifugiato in Vaticano, non usciva più perché temeva di essere arrestato, perché era indagato. La procura di Roma ha fatto un comunicato apposta per dire che Don Bergari non è stato mai indagato, però dovendo sequestrargli il computer per capire la storia della tomba, ci voleva un atto che tecnicamente rendesse legittimo il fatto che gli sequestravano il computer, e quindi così gli hanno fatto una notifica, ma non è stato mai interrogato, mai, non ha mai avuto un avvocato, nulla di tanto per sputtanarlo, ma non c'entra nulla con le indagini. Si fa del clamore. L'altro clamore che si fa è perché la pedofilia del Vaticano, un caso di pedofilia e via di seguito. Allora, il Vaticano, atti di pedofilia nel Vaticano noti alle cronache, non ce ne sono da decenni. Che poi il Vaticano sia un luogo poco simpatico, tanto è vero che il fondatore della protesta, il Martin Lutero, aveva lavorato in Vaticano e è uscito talmente schifato che ha fondato il protestantesimo. San Francesco ha lavorato in Vaticano, è uscito talmente schifato che ha fondato un ordine basato sulla povertà, schifato dall'opulenza del Vaticano, eccetera, eccetera. Tra l'altro il Vaticano è stato indeciso per un pezzo se mandarlo al rogo, al San Francesco, però ormai aveva un seguito tale che ha detto no, facciamolo santo, così a nessuno gli verrà in mente di indagare, eccetera, eccetera. Questo fatto mi ha insospettito per la fretta con la quale hanno fatto santo Papa Wojtyła. È una fretta che a me mi lascia un po' interdetto, ma comunque mi fermo qui. Ad ogni modo, Emanuele Orlandi aveva 15 anni e mezzo. Il reato di pedofilia si ferma a 14 anni. Se io con una ragazza di 14 anni e un giorno faccio sesso, e lei è consenziente, non posso essere accusato di pedofilia. Per cui si parla di pedofilia a vanvera, a vanvera. I romani, i greci e gli ebrei della Giudea, l'età legale per sposarsi era di 12 anni, 12 anni e mezzo. Le nostre nonne si sposavano a 14, 15 anni, tutti pedofili, todos caballeros. Voglio dire, pur di mestolare nel torbido, di fare sensazionalismo, ma nessuno dice ma che cavolo c'entra la pedofilia, io dico che cavolo perché sono delle signore, ma che cavolo c'entra la pedofilia, sulla quale si insiste continuamente anche su sta storia della lettera Verissimo, una trasmissione che si chiama Verissimo, già voleva dire qualcosa, mi scusi. No, una cosa che avevi detto prima riguardava il vigile e il vigile che ha fatto le spionese. L'ha fatta un giorno immediatamente seguiti No, due anni dopo. Ah, ok. No, perché dicevo, tu hai fatto valere l'idea che in procura sia persa la testimonianza del vigile, però non con retro pensiero, per mera sciatteria, diciamo. Sì, sì. Ah, ok. Però, non lo so, un altro fatto curioso. Io nel 2002 pubblico il mio primo libro, dove punto il dito con il Vaticano. Telefonata registrata, pubblicata online, della quale mi sono dimenticato, chiedo venia. Io telefono all'avvocato storico degli Orlandi, l'avvocato Gennaro Egidio. Prima avevo parlato con il magistrato Ilario Martella, uno dei tanti magistrati che si è occupato, forse l'ultimo che si è occupato del caso Orlandi. Tra l'altro le testimonianze del vigile e del poliziotto Bruno Sambuco e Bosco, Bruno Bosco e Sambuco non mi ricordo il nome,
ha il nome di un ristorante di Treviso. Dicono che questa ragazza c'aveva una tracolla e un tipo tascapane di tipo militare. In quello che scrive invece il giudice, il magistrato Bartella, il tascapane tipo militare miracolosamente diventa un elegante 24 ore o 48 ore, non lo so, un tascapane il magistrato lo trasforma in... Comunque telefono al magistrato, all'avvocato storico degli Orlandi, Ginaro Egidio: buongiorno, sono il giurista Nicotri, per farvela breve, lui era malato di cancro, io l'ho beccato la prima o la seconda telefonata, che era reduce da una visita medica che gli aveva confermato la faccenda. Me lo fa capire in maniera indiretta, io poi non amo fare domande. Sì, non amo fare domande troppo intime. Comunque dico, poi avvocato, il magistrato, il giudice Martella mi ha detto che il magistrato Domenico Sica ha indagato poco o niente perché era convinto che fosse una storia tra Emanuela e lo zio Mario Meneguzzi. Si sente la mia voce che pronuncia queste parole. L'avvocato degli Orlandi non mi dice: Nicotri, ma lei è pazzo, cosa mi sta dicendo? No, l'avvocato degli Orlandi dice: ah già, lo sa. Questi sono i fatti, io non faccio interpretazioni di nessun tipo. Questa telefonata mi ha talmente angosciato che io, che avevo già consegnato il testo scritto, è un errore che ho fatto, l'altro errore del quale mi pento amaramente, mi ha talmente angosciato, sapendo poi che l'avvocato era malato di cancro, infatti è morto 2 anni dopo, io non ho avuto il coraggio, o se preferite la professionalità, di correre a Roma, spremere l'avvocato e fargli dire non so cosa, ma io gli avrei voluto dire: guardi, qua c'è carta bianca e una busta, scriva cosa le risulta, la chiudiamo, c'è la lacca, la consegniamo a un notaio con scritto da aprire tra 50 anni. Io non me la sono sentita. E poi me ne sono dimenticato di questa telefonata, però la telefonata, io la telefonata l'ho data copia al magistrato Giancarlo Capaldo, l'ho pubblicata su blitzquotidiano.it, c'è un carteggio che ho riscoperto di recente e che ho ripubblicato in un altro articolo, l'ho data a Capaldo, il quale so che l'ha ascoltata assieme alla magistrata. No, no, la Rambio era precedente, è morta poi di recente, adesso mi ricordo. Sì. L'ha ascoltata un giorno in cui è andato a parlare con lui Pietro Orlandi. E in quell'occasione il magistrato mi ha detto delle cose non encomiabili su Pietro Orlandi, ma questi sono affari loro. O posso pensare che magari abbia fatto ascoltare la telefonata a Pietro Orlandi, perché è inspiegabile l'odio di Pietro Orlandi nei miei confronti. Mi ha accusato nel 2012 di avere scritto che Emanuela faceva la geisha per il cardinale della Curia. Ma dove l'ho scritto? Ma che ti fumida nel 2012. Suo cognato, il marito di Natalina, ha fatto contro di me un esposto all'ordine dei giornalisti, tentativo di nuocermi professionalmente, nel quale esposto si legge che Nicotri sostiene che Emanuela si prostituiva per il cardinale della Curia con il consenso della famiglia, che nascondeva questa vergogna. Dove l'ha letto? E perché questa gente mi attacca in questo modo personale? Comunque, lasciamo stare i personalismi, che però... Sì, prego.
No, io ho consegnato queste cose al magistrato Giancarlo Capaldo, non ci ha fatto niente. La telefonata è stata recuperata da lettori della mia pagina, del mio gruppo Facebook Vogliamo la Verità su Emanuele Orlandi, che l'hanno un po' ripulita dai rumori di fondo, l'hanno rimessa nel gruppo. Io quando l'ho riascoltata sono rimasto di cacca e mi sono vergognato di non essere corso a Roma a spremere un malato di cancro. C'era prima quella ragazza lì, poi parli tu. Prego. Della scomparsa di Emanuela alla polizia, cioè nel senso che forse perché io sono figlia unica, quindi dal mio punto di vista dovrebbero essere i genitori che vanno a fare la denuncia, magari mi sbaglio, non lo so, ma qual è il tuo punto di vista? Come mai? Il mio punto di vista è che non ti so dire, il padre forse doveva consegnare lettere per il Papa, perché la disgrazia è non solo che lei abitava in Vaticano, ma che il padre era il postino del Papa, quello che smistava per Roma le lettere, i pacchi d'oro, gli inviti, eccetera, eccetera. Questo ha permesso il cortocircuito. La cosa più strana non è tanto quella, quanto il fatto che Natalina, oltre a fare la denuncia alla polizia italiana, non l'ha fatta alla gendarmeria vaticana. Questo è il fatto inspiegabile, inspiegabile. E poi un'altra cosa, Pietro Orlandi nel suo libro, Pietro Orlandi che dipinge sempre la sorella come una sorta di santino marziano, nel suo libro dice che lui, la sorella, è andata a cercarla, siccome cazzate ne abbiamo fatte tutti da giovani, anche io, ammetto e credo, è andata a cercarla a Villa Borghese, è andata a cercarla nella pineta di Castel Porziano, che era a Villa Borghese ci si va per smorosare tra fidanzati, insomma, tra giovani, ma nella pineta di Castel Porziano ci si va per fare sesso, e c'era anche un discreto giro di signorine e signore professioniste, ed è il luogo dove poi Marco Fassoni Accetti investe casualmente, dice lui casualmente, il ragazzino Giuseppe José, e lo ammazza. E quindi voglio dire, Pietro Orlandi dovrebbe mettersi d'accordo con se stesso anche in questa occasione qui, perché alla sorella l'ha cercata in luoghi voglio dire, dove non vai a cercare la ragazzina come tu la dipingi. Comunque è vero che gli Orlandi hanno fatto delle cose. Per esempio, perché è andato in giro lo zio per le redazioni anziché il fratello, che non c'aveva un cavolo da fare perché non faceva niente, aveva fatto il servizio militare dai granatieri di Sardegna, perché era un bel ragazzo, che di seguito i granatieri di Sardegna sono un corpo militare che serve solo per le sfilate, non serve a nient'altro. Cioè, di cose strane ce n'è. Posso chiedere un'altra cosa? Dopo di lui, perché sei la prima cosa. Provo a tirare un pochino le fila. Insomma, mi sembra di capire che secondo te la ragazza è stata vittima, diciamo, di un prelevamento, no? Alle quale è seguito qualcosa di non voluto, che potrebbe essere una proposta non accettata o una specie di violenza carnale, dal quale è conseguito a discendere un'uccisione e un nascondimento del cadavere. Dopo che il fatto è successo, tanti si sono mossi a livello internazionale per sfruttare la morte della Orlandi, cittadina vaticana, e 2 anni dopo l'attentato al Papa, nel quadro di quella che
era ancora presente all'epoca, oggi ce la siamo dimenticati, ma era la guerra fredda, quindi Germania Est contro USA, Turchia, eccetera. Mi sembra di capire, poi ovviamente tu non è che puoi dirci il nome dell'assassino, ma in un certo senso prospetti che il contesto di questo prelevamento, di questo fatto, probabilmente diventata una tragedia non premeditata, ma diventata tragedia per reazione a qualche rifiuto, sia un contesto comunque abbastanza vicino alla stessa vittima. E questo è un po' una specie di sintesi. Sì, certo. Io adesso provo a farti una domanda che forse può essere un po' conclusiva. Dunque, è stata istituita, diciamo, dopo un po' la panna montata del Vatican Gol, ma anche dello stesso Pietro Orani, è stata istituita con legge dello Stato in autunno, novembre 2023, una commissione parlamentare d'inchiesta, cioè una commissione che può acquisire atti, sentire persone, fare tutto quello che possono fare dei giudici. Questo nonostante che ci sia in concomitanza col fatto che c'è per la prima volta un fascicolo aperto in Vaticano, nonché uno in Italia ancora. Io però, al di là, le commissioni d'inchiesta sono state istituite ma non costituite, però si aspetta. Io però voglio farti questa domanda. Secondo te, chiunque sia, commissione, non commissione, giudici vaticani, eccetera, forse la commissione è un po' in inutile concorrenza con altri, perché voglio dire, se ci sono delle indagini in corso, va bene, comunque ti chiedo la tua opinione. Secondo te è possibile ancora fare qualcosa? E tu, diciamo, se fossi il giudice, cosa faresti? Questa è la domanda. Dobbiamo chiudere, quindi faccia la domanda a lei e poi risponda. Si innesta sul tema del giudice, cioè la strumentalizzazione della morte per questioni sovranazionali, e in questo tema si innesta anche la figura del cosiddetto americano, no? Sì, mitomane, Marco Fassoni Accetti col codice 158, era un patito di misteri vaticani, mi era spiegato alla Patrizia De Benedetti, sua ex fidanzata, eccetera, eccetera. E quindi è possibile che lui si sia infilato come mitomane assoluto e via di seguito. Rispondo alla tua domanda, se io fossi magistrato saprei dove andare a cercare e cosa fare. Il primo magistrato che si è occupato di questa vicenda è Margherita Gerunda, dopo un mese è stata spostata perché lei, come mi ha raccontato, indagava nel contesto familiare, vicino ai familiari, indagava in quel contesto lì. E mi ha detto che lo zio faceva troppe domande, era uno che voleva sapere cosa stavamo facendo e non che ci dava un aiuto per fare delle cose utili. E quindi noi sospettavamo di lui e lo tenevamo a distanza. La stessa cosa poi mi ha confermato Sica molti anni dopo. L'hanno messa via e hanno dato l'indagine, l'hanno affidata a Domenico Sica, che era sinonimo di terrorismo, perché lui faceva tutte le indagini sul terrorismo nazionale, Brigate Rosse eccetera, e terrorismo internazionale. Sica, resosi conto che non era un caso di terrorismo, ma era convinto che fosse la storia tra nipote e lo zio, evidentemente non gliene fregava niente perché non era un caso di terrorismo e non ha molto approfondito le cose, eccetera, eccetera. Però ha chiesto alla segreteria di Stato, ma è vero che lo zio Mario Meneguzzi ha molestato la nipote Natalina Orlandi 5 anni prima della scomparsa della Manuela, la sorella un po' più grande, sì. E la segreteria di Stato si è rivolta all'ex consigliere spirituale di Natalina Orlandi, Serna Alzate, che ormai però era monsignore in Sud America, e si è rivolto con linguaggio doppiamente cifrato, quindi una segretezza assolutissima. Il monsignore risponde con linguaggio doppiamente cifrato che sì, è vero, mi ha detto che lo zio le aveva fatto delle amans oscene. Lei in conferenza stampa ha ridotto tutto al normale, come un giovane innamorato, uno zio di 48 anni, 46 anni, come un giovane innamorato alla nipote di 25. Non so che morale ci sia in questo
questo racconto, però nessun giornalista ha avuto il coraggio durante la conferenza stampa nella sede della stampa estera di dire: ma scusi, non mi pare tanto normale, e poi se erano cose così normali, che lei, perché le ha riferite al suo padre spirituale, confessore e consigliere spirituale? Se era una banalità, perché è andata a raccontargliela? E perché lui invece parla di avance oscene? Quindi le cose che non tornano sono molte. Saprei dove andare a cercare. Lo zio aveva anche una licenza di arma, aveva una pistola, nessuno gli ha fatto lo stub, niente, è stato indisturbato, però Sica dubitava di lui e l'ha fatto pedinare. Lo zio Mario Meneguzzi si accorge di essere eseguito da un'automobile, anziché andare dai magistrati a dire: ma c'è un'automobile che mi segue, si è rivolto all'innamorato pazzo di sua figlia Monica Meneguzzi, bellissima, della quale era innamorato Giorgio Gangi, giovanissimo poliziotto appena entrato nei servizi segreti civili con il grado di uditore, che è il più basso, cioè non contava assolutamente niente. Non è il Sisde che si è precipitato a casa degli Orlandi, no, è stata Monica Meneguzzi che ha detto: senti Giulio, vieni a casa a darci una mano in questo caso che non sappiamo cosa è successo, e lui li ha aiutati. Allora lo zio si è rivolto a Giulio Gangi per dire: Giulio, c'è una macchina che mi segue, mi pare. E Giulio Gangi, cosa di cui poi si è pentito amarissimamente, come ha detto mille volte, dice: se la rivedi prendi la targa che faccio delle verifiche. Lo zio Mario Meneguzzi rivede la macchina, prende la targa, la dice a Giulio, non va dai magistrati, dai carabinieri, dalla polizia a dire: oh, ma c'è sta macchina che c'è sta targa che mi segue, perché? No, lo chiede a Giulio Gangi, il quale fa la grande cazzata di controllare, scopre che la targa è di un'auto coperta, cioè o dei servizi segreti o della polizia o dei carabinieri, e lo dice al caro zio Mario Meneguzzi, il quale evidentemente nell'ipotesi fantascientifica che fosse colpevole si sarà regolato in maniera da non farsi cuccare. Però la domanda è: quel signore con la barba, questa signora con i capelli neri, uno di voi qualunque, camminando per strada, si guarda attorno per vedere se è seguito da qualche macchina? Se non c'ha la coscienza sporca, l'alibi che Pietro Orlandi dice: no, ma mio zio era convinto che magari lo seguissero per vedere, chiedergli un riscatto e via di seguito. Benissimo, un motivo in più per dirlo ai magistrati, anziché a Giulio Gangi. Quindi l'interpretazione data di questa vicenda è un'interpretazione del cavolo, dico cavolo perché ci sono delle signore. Poi traete voi le conclusioni, io ho solo elencato dei fatti. Dobbiamo chiudere, un'ultima domanda. Ma guarda, su di Gregorio, sento una domanda veramente molto banale, proprio quasi a chiedere: ma come mai non è stata mai presa, cioè lei ha messo tutti questi fatti e non è andato le conclusioni che prendono? Però la domanda la faccio: mai tutta questa sovrastruttura alta, mai, come si diceva prima, mai in basso, mai. Perché è sensazione. C'è un film che finisce con una frase: è la stampa bellezza. Cioè il sensazionalismo serve per aumentare l'audience televisivo, serve per vendere più copie. Quando noi pensiamo che tutta la menata durata 7 anni sulla bara di De Pedis di Santa Polinari, con dentro il cadavere di Emanuela e forse anche quello di Mirella Gregori, ma non so se ci rendiamo conto, Emanuela poi era stata sparita 7 anni prima che ammazzassero De Pedis, quindi dove la tenevano? In frigorifero. Nasce questo casino sulla base di una telefonata anonima che si scopre essere stata fatta dall'interno della RAI. Si scopre che la telefonata è stata fatta dall'interno della RAI e si scopre che si era in attesa del film Romanzo Criminale.
Ma Banda a Magliana, romanzo criminale fatto dal magistrato Giancarlo De Cataldo, che poi è diventato anche mio amico, su De Pellis la pensa diversamente da me. Quindi voglio dire, uno per l'onestà intellettuale è costretto a fare l'ipotesi che quella telefonata sia stata un'ottima idea per mettere chi l'ha visto sull'onda del grande successo di romanzo criminale, visto che stava arrivando anche il film. Poi hanno fatto anche una serie. Quindi il sensazionalismo, ma scusa, ti faccio notare come viene trattata la guerra in Ucraina, come viene trattata la guerra a Gaza, a base di sensazionalismo e verità prefabbricate. Uno può essere a favore di palestinesi o a favore degli israeliani, ma non è questo il modo di informare. Repubblica non ha bloccato l'intervista a Gali, perché poi dell'invasione russa, che come tutte le invasioni le ha condannate, però si nasconde che dal 2014, cioè per 8 anni di fila, gli ucraini mazziavano i russofoni, che è una grossa minoranza ucraina. Li assediavano nel Donbass orientale, gli rompevano le scatole nella, come si chiama, la penisola di Crimea, e poi nessuno ti dice che la penisola di Crimea era russa. Quando Khrushchev è seguito Stalin, è diventato il successore di Stalin, Khrushchev, che era ucraino, ha accorpato l'Ucraina russa, da un secolo o due strappata ai turchi, un secolo o due prima, l'ha accorpata all'Ucraina, ampliando così la sua base di potere. Il potere di Khrushchev, la sua base di potere era nell'Ucraina. L'ha accorpata, però l'Ucraina è rimasta come repubblica amministrativamente accorpata all'Ucraina, però aveva un suo Parlamento, aveva una sua autonomia. Nessuno te lo viene a dire. A un certo punto il Parlamento della Crimea ha deciso di tornarsene alla Russia, hanno fatto anche un referendum che però all'Occidente non gli piace. Sì, ho capito, certo, però i giornali e le televisioni non te lo dicono. Ultimissima. Sì, dobbiamo chiudere, scusate perché gli orari sono già superati. Ad alta voce, se no non sentiamo nulla. Alla fine di tutto il discorso, assolutamente interessantissimo, si può dire solo una cosa, giustizia non è fatta. Ah, certo. Ma invece volevo chiederti un'altra cosa. Bravissimo. Il caso che tu hai presentato, l'hai presentato come paradigma, no? Di come funziona l'informazione e la comunicazione, cioè il sensazionalismo, occupare gli spazi pubblicitari intrattenendo la gente, con l'esigenza di costruire delle storie. E qui stiamo parlando di un delitto, no? Non di cose internazionali. La tragedia e della scuola. Come si fa? La domanda è: quali sono gli eventuali anticorpi che esistono all'interno dell'informazione per fronteggiare questa deriva che probabilmente è sempre peggio? Un anticorpo dovrebbe essere il giornalismo, perché c'è un motto che dice: il giornalismo è il cane da guardia della democrazia. Temo che in Italia il giornalismo si avvii a essere più che altro cane e basta, oppure cagnolino da salotto. No, ma lo dico con amarezza, io sono un giornalista, però se il giornalismo decade è un pericolo per la democrazia. E difatti vediamo come stanno occupando la televisione, i giornali, eccetera eccetera. L'anticorpo è l'informazione. Tenete presente una cosa, che il prossimo incontro con Pino Nicotri sarà il 9 di marzo, qui sempre in biblioteca, sulla questione proprio dell'informazione. Su che cosa? Sulla morte dei civili a Gaza. Quindi il ruolo dell'informazione su questa guerra. Ed è importante 9 marzo venire, se siete interessati all'argomento. Io li conto insieme ad altri giornalisti, per cui ci sarà anche, come si chiama, Repubblica. Sì, quello di Repubblica da Sardegna. Sì. Quindi
sempre a quest'ora, sempre alle 18, 18-9 marzo. È un sabato. È un sabato. Allora, questo è suo. Buonasera a tutti. Grazie a voi.